Venerdì 15 luglio va in scena un'altra compagnia teatrale, non vorrei io peccare, in vernacolo fanese, quindi, visto che lei è il regista, gliela faccio pronunciare correttamente. La compagnia si chiama Yarchaplat, perché venga accolti un po' dappertutto. Sono un gruppo molto, molto giovane, questa è una novità per Tre Ponti. È un gruppo molto giovane nel senso, prima di tutto perché sono nati nel 2019, e in più perché l'età media, diciamo, è sui 16, 17, 18 anni. C'è qualcuno anche un po' più grandi, però quelli li lasciamo da parte. L'importante è avere questi ragazzi giovani da diciamo così, istruire, forse non è la parola giusta, e farli crescere nel mondo del teatro. Noi, venendo a Tre Ponti, portiamo molte novità. La prima novità è che è un gruppo nuovo. La seconda novità è che portiamo due commedie, tutti ne portano una, non ne portano due. Perché sei un bel gruppo e quindi ne facendo due. Sono scritte da Francesco Iacucci. La prima si intitola Le Presentations. Di che cosa parla? È semplice. Due ragazzi che si sono fidanzati fanno incontrare le loro due famiglie per fare conoscenza. E come succede spesso, non fanno solo conoscenza, ma anche tante altre cose. Pour la fin, forse la conoscenza era l'ultima cosa. L'altra commedia è La Bendición. Sotto Pasqua, tutti i parroci visitano le case e portano la benedizione. Sti porpreti non è che possono scegliere questo sì e questo no, quindi bussano in tutte le case. In alcune case sono ben accetti, in altre case invece un po' meno. In questa casa, la casa di Ugo, la parte femminile lo accetta molto bene, la parte maschile un concinde meno. E vedremo anche qui come va a finire. Comunque, se ve le divertì, il 15 di luglio all'Arena BCC alle ore 21:15 veniteci a vedere. Dimenticavo una cosa, tutti la chiamano Arena BCC ed è giusto, però è bene anche ricordare, perché un nostro collega è dedicata ad Emanuele Emanuelli. Grazie, ciao. Ha fatto tutto lui, è stato bravissimo. Yarchaplat.